Allora, vediamo se riusciamo questa sera a concludere un percorso che abbiamo cominciato ormai più di un anno fa, quasi 2 anni fa, con la conferenza che io avevo fatto a Roma con Graham Hancock, che è nata un pochino per caso, perché io chiaramente non sono un egittologo, non mi interessavo di queste cose, ma sostanzialmente in quel periodo qualcuno mi aveva chiesto: perché non vieni a fare una conferenza a Milano sulle antiche tecnologie degli antichi extraterrestri, tra virgolette, su questo pianeta? Siccome avevo scritto un libro con Salvatici che parlava di Vimana, cioè le antiche macchine volanti, probabilmente, tra virgolette, aliene, di cui si parla nell'antica India, e io avevo cominciato un po' a lavorarci a questa cosa. Poi questa conferenza non si fece più, ma io nel frattempo, mentre stavo lavorando a questa cosa, vidi delle fotografie della piramide di Cheope, e una ne vidi centinaia, ma una mi colpì. Sapete quella volta che voi vedete il chiodo nel muro, non ci avete mai fatto caso, però porca puttana, c'è qualche cosa di strano in questa fotografia. E da lì è partito tutto, perché io mi sono reso conto che qualcuno non aveva visto qualche cosa che era sotto gli occhi di tutti, e la storia è partita da lì. Ora facciamo un breve riassunto delle puntate precedenti. Ovviamente lo slide sarà scaricabile su YouTube, e quindi tutti potranno con calma riguardarsi tutte le cose che dico, che magari stasera le volo, ma chiaramente lì ci sono tutte anche le note bibliografiche, uno si può andare a vedere le cose scoprendo che io poi non mi sono inventato nulla. Quindi il risultato è questo. Abbiamo cominciato, e poi mi è toccato scriverci un libro, ma io non lo volevo scrivere, giuro, ma l'editore ha detto: no, ma qui bisogna scrivere un libro, ma rotto talmente le palle, che poi alla fine l'ho scritto, ecco. Però io non sono uno scrittore di libri, non me ne può fregare di meno. Però è andata così, e questa è stata un'occasione per utilizzare questo tipo di ricerca per poi parlare anche di altre cose. Quello che avevamo stabilito era la cosa più tremenda di questo universo. La piramide di Khnumkhufu, cioè quella che viene chiamata la piramide di Cheope, è una macchina che funziona ad acqua e ad aria, crea una vibrazione che produce il distacco della parte animica di un donatore e la spinge dentro il corpo del faraone, ed esso rivive. Porca puttana, una cosa tremenda. Già. Il riassunto delle puntate precedenti era questo. Sostanzialmente, che cosa si diceva e che cosa si dice nel libro? Che sta cazzo di piramide non è stata costruita 3.200 anni fa, ma ha ben 36.000 anni. Gli egiziani, la piramide non è stata costruita dagli egiziani, ovviamente, quelli che noi chiamiamo gli antichi egizi sono un'altra cosa, vengono da un'altra parte, che poi scopriremo, si chiamerà Aztlan, cioè il posto, oggi noi lo chiamiamo Atlantide, una mitica terra sconosciuta, che la nostra analisi viene posta in Antartide, e questo lo trovate, questo percorso, in tutte le cinque conferenze, 4 conferenze che abbiamo fatto finora dopo quella di Roma con Graham Hancock. Quindi sono sostanzialmente 6 con questa, credo, conferenze, per un totale di circa 900-1000 slide, tutte diverse tra di loro, tranne le prime 7-8, perché mi serve per fare il punto della situazione. Che cosa si diceva nella nostra ricerca? Questa è la sezione della piramide di Khnumkhufu. Quello che accadeva era la seguente cosa. Intanto, vedete, la piramide è circondata da una piscina che è piena di acqua. L'acqua veniva presa dal Nilo, che a quel tempo correva molto più vicino alla piana di Giza, che è una piana rialzata, e veniva portata l'acqua su con una serie di eliche che poi, dice, si dirà,
credo erroneamente da un punto di vista storico le avesse inventate Pitagora per portare su tutta quest'acqua con queste eliche in un piano inclinato dal fiume. Poi vedremo come, dove questa cosa avveniva. Si riempie questa parte di acqua, tanto è vero che all'interno di questa gigantesca piscina ci sono delle barche, ma questa sera, siccome non ne abbiamo mai parlato, ne parleremo, perché nel frattempo me l'hanno chiesto, perché nel frattempo, mentre facevo le diverse conferenze, tutti mi dicevano ma qui, ma lì, ma là, e allora io mi sono preso nota di tutto e stasera cerco di rispondere a tutto. L'acqua veniva portata a 78 metri d'altezza, vedremo fra un attimo come, e veniva fatta entrare nel punto dove c'è scritto entrata dell'acqua. Vedete che ci sono dei cunicoli che arrivano direttamente al centro, a quella che è la stanza chiamata stanza del faraone, e poi c'è un altro cunicolo che esce dalla parte opposta. Qui c'è il sud, dall'altra parte c'è il nord. La piramide è molto ben orientata a nord. Sul fatto che la piramide sia orientata a nord ci si potrebbe fare una conferenza, non è il caso di entrare dentro, se no ci facciamo le due di domani mattina. Una cosa che mi ha colpito era che dentro quella stanzetta lì, quella con quella strana cosa che è, la vedete in alto a sinistra, Mario Pinker la chiamava lo Z, ecco, con lo Z non c'è niente a che fare, in quella stanzetta lì sotto c'è un sarcofago, una vasca di pietra. Questa vasca di pietra ha la stessa altezza del buco nel muro da cui viene portata dentro l'acqua. La cosa interessante è che quindi quando la stanza si riempie l'acqua arriva fino all'altezza della vasca, non entra nella vasca, perché per capillarità, siccome la stanza è ermetica ed è chiusa, esce dalla parte di là, uscita dell'acqua. Si capisce a questo punto perché le piramidi sono fatte in questo strano modo, non c'hanno quattro lati, ce l'hanno otto, perché sono piegate al centro. Perché? Perché con una pendenza idraulica fanno da grondaia. L'acqua scende lungo questi cammini, non venendo spruzzata su tutta la superficie, creando un certo tipo di caos idraulico, ovviamente. Quello che succede è che anche ultimamente sono state trovate delle stanze, la numero 1 e la numero 2, più piccolina, la vedete lì, noi non sappiamo in realtà quanto siano grandi, però sembra che dalla spettroscopia muonica, che è un'analisi complicata per cui i muoni che vengono dallo spazio si vede che passano attraverso la piramide dove c'è un buco e lì si vede, va bene, chi se ne frega, in quell'istante però lì si vede che nel punto numero 1 c'è una stanza vuota, nel punto numero 2 c'è un'altra stanza vuota. Perché? Perché sotto la stanza del faraone, vedete più in basso, spostata al centro perfetto della piramide, c'è una stanzetta più piccola che la vedete in basso a sinistra, quella lì riprodotta. Questa stanza era cosiddetta stanza della regina. Ora gli hanno dato sti nomi del re, della regina, del nipote, del re, della regina, ma noi non sappiamo assolutamente dentro chi cavolo ci fosse, quindi è tutta una montatura, come vedremo fra qualche istante. Bene, da lì, dalla stanza della regina, partono altri due shaft, cioè due buchi, che però non escono all'esterno come i primi due, proprio non se ne perdono le tracce. Due robottini, uno è andato a destra, l'altro in una missione precedente è andato a sinistra e recentemente ne sono state pubblicate 56 fotografie del passaggio di questo robottino là dentro, verso lo shaft nord. Si vede chiaramente che sia a sud che a nord questi due buchi finiscono con un tappo che chiaramente prevede che qualcuno quel tappo ce l'abbia messo. Quindi se c'è un tappo, facciamo la ricerca del buon senso, ci deve essere qualcuno che dall'altra parte ce l'ha messo sto cazzo di tappo. Quindi vuol dire che c'è una stanza nel punto numero 2 ed una stanza nel punto numero 1, che peraltro è stata trovata dalla spettroscopia muonica. A che cosa cavolo servono queste stanze? Probabilmente, dal mio punto di vista, servono per
collegare gli shaft in basso della stanza della regina con gli shaft in alto della stanza del faraone. Quindi, quando l'acqua entra, riempie la stanza del faraone, che si riempie fino all'altezza della vasca, non facendo straboccare l'acqua dentro, e nel frattempo si riempie anche fino a una certa altezza la stanza in basso. Nel frattempo l'acqua della stanza in basso della regina, salendo, si collega con lo shaft in alto. Praticamente si crea un tubo di quinche, si chiama così, per cui tutto quello che accade vibratoriamente parlando, come vibrazione, nella stanza in alto, viene con l'acqua, 1400 metri al secondo, passato nella stanza in basso. A questo punto interviene quello che viene chiamato lo Z. Lo Z, se voi lo guardate bene, è una stanza strana costruita in modo tale per cui ha un filtro passabasso. Cosa vuol dire? Perché me ne sono accorto? Me ne sono accorto perché i pietroni dei cinque livelli che vengono messi in situ sono sotto lisci, sopra si dice schiccherati in Toscana, cioè fatti male. Perché? Perché quello che succede è che la Grande Piramide è una macchina gigantesca che viene sbattuta dal vento. Il vento produce su questa pietrona gigante una vibrazione che è bassa, perché dipende dalla massa della piramide. Questa vibrazione entra dal tetto, diciamo, di quello che viene erroneamente chiamato Z, e viene portata in basso. Questi pietroni hanno il compito di far passare, selezionare le vibrazioni di bassa frequenza, mentre quelle di alta frequenza, proprio perché è schiccherata la superficie del pietrone, hanno la probabilità, si dice così, di essere buttate fuori. In parole povere, nella stanza centrale c'entra una frequenza di circa 32,8, 32,9 Hz. E questa era esattamente la frequenza alla quale il computer ci dice, con le misure di quella stanza, che quella stanza entra in vibrazione. Queste misure sono quelle che mettono in vibrazione, guarda caso, anche sto caspita di sarcofago, che è un pezzo solo di granito, che ha delle dimensioni precise che dipendono da tre cose, che sono 432, un numero incredibile perché l'universo è costruito sul 432, costante di struttura fine dell'universo, il pi greco e la sezione aurea. Calcolati fino alla quinta cifra dopo la virgola. Perché solo lì? Perché non si può misurare con precisione con un metro o con un'apparecchiatura di vario genere, insomma, dopo la quinta cifra, dopo la virgola si perde il significato, invece pi greco c'ha miliardi di infiniti numeri dopo la virgola. Che cosa sta succedendo? Qualcuno viene messo nella vasca del faraone e quando tutto è pieno d'acqua, la frequenza entra di 32 Hz, entra nella vasca e nella vasca viene estratta la frequenza dai calcoli che poi vengono riportati sul libro, ora non ci perdiamo tanto tempo, 3,89 Hz, fino ad arrivare quindi a 128 Hz, perché è il prodotto delle due cose. C'è una portante, i 30 Hz sono una portante dei 3,89 Hz che fanno vibrare la vasca vibra e nell'acqua questa vibrazione viene trasportata attraverso il tubo di quinche nella stanza successiva, in fondo, no? 1400 metri al secondo, pensate, nel granito sono 4000 metri al secondo il suono, quindi il filtro passa basso funziona benissimo ed è per questo che è costruito in granito. Quando la frequenza arriva nella stanza in basso, laggiù in fondo, la vedete in basso a sinistra, si vede, si scopre che dentro, in fondo, la stanza è chiusa in questo momento, poi vi dirò come, quindi è stagna, tenuta stagna, in fondo c'è una specie di buco nel muro,
Questo buco nel muro nessuno sa a che cosa serve, viene chiamata nicchia, ma questa nicchia ha delle dimensioni precise che nel libro si vede, sono state messe in relazione a la cassa armonica di un'arpa. Fate finta che sia una cassa, è uno strumento musicale. Si dimostra che, e si vede dalle fotografie che io ho pubblicato nelle altre conferenze che ho fatto, che Zaki Hawass ha furbescamente manipolato il pavimento della stanza cercando di modificarlo, facendo quindi scomparire quelle tracce che facevano vedere che davanti a questa nicchia c'era probabilmente di legno uno sbarramento. L'acqua con la vibrazione dei 128 Hz passa davanti a questa nicchia, è come suonare un'arpa. E l'arpa, cioè il suono, i 128 Hz, entrano nella nicchia, vengono amplificati e accanto a questa cavolo di nicchia, sulla destra, in basso, ora qui non si vede, ma lo potete vedere nelle altre conferenze che ho fatto prima, c'è nel pavimento un buco rotondo che fa vedere, perché c'è anche attaccato alla parete una cosa così, una specie di nicchiettina piccolina, c'è una specie di canna d'organo, noi diremo così, un cilindro che probabilmente, siccome non se ne trova più traccia, era di legno. Cilindro che ha la stessa grandezza, diametro, guarda caso, dell'entrata, cioè del buco, del cunicolo che porta qui, perché sennò non ce lo potevano mettere dentro, evidentemente. Questo cilindro che cosa fa? Risuona come una frequenza precisa e quindi la persona che si trova all'interno di questo sarcofago riceve i 3,89 Hz che si staccano dalla parte di sopra. Quindi, secondo la nostra teoria, ve la faccio in breve, chi si sedeva nella stanza del faraone era un povero disgraziato nutrito di anima, cioè con parte animica. La parte animica, per altri lavori che avevamo fatto in precedenza, sembrava vibrare proprio a 3,89 Hz, e questa parte animica veniva staccata, veniva portata con questo trucco in basso, nella stanza erroneamente chiamata stanza della regina, c'era invece il faraone, che si prendeva questa parte animica e veniva rigenerato. Cioè noi ritrovavamo in modo incredibile e del tutto imprevedibile, io trovavo gli stessi risultati che avevo ritrovato nello studio trentennale sui fenomeni aerei anomali, sugli alieni così chiamati, che venivano fuori dalle ipnosi regressive. Io avevo fatto tanti anni fa la stessa identica cosa, questo sicuramente non era un caso. Il problema era che il faraone così riviveva. Se voi andate a vedere quanto vive il faraone, lo vedete nelle conferenze precedenti, vedete che il faraone Dio viveva più di 3.000 anni, poi il faraone semidio viveva 1.500 anni, il faraone uomo viveva 300 anni e poi piano piano non si riusciva più, i faraoni non riuscivano più a ottenere questo tipo di operazione, ma questo lo vedete nelle altre conferenze. Si tratta di, a questo punto, il faraone che non voleva morire, si era curato, ora bisognava togliere l'acqua per far uscire il faraone. Come si fa? Allora, pensate che la piramide è come un impianto industriale, l'acqua si toglie sempre dall'alto, tutto parte dall'alto, mai dal basso, quindi si prende la stanza erroneamente chiamata la stanza del faraone e si apre, vedete in alto a destra, una paratia. Questa paratia che si apre, vedete ci sono i segni delle corde, le scannellature nella pietra delle corde che vengono tirate su e c'è una pietra fissa ancora lì che è rimasta, dove dietro si mettevano degli operai che tiravano con opportune pulegge, di cui ci sono ancora le scannellature nella roccia, tirava perché si alzassero queste paratie. La pietra serve perché quando alzi le paratie l'acqua esce con una pressione elevata, perché è tanta roba, e questi operai, se non c'avevano quella pietra lì, venivano schiacciati contro il muro. La acqua esce e va nella galleria, nella grande galleria, che è quella cosa che vedete inclinata, e a 2000 km all'ora, fum, giù. No,
Per evitare questo si fa una cosa fondamentale: la galleria viene fatta a scalini, così l'acqua casca sempre alla stessa velocità. Pensate, furbi loro sono. Poi Zappiawas ha coperto gli scalini con dei pezzi di legno per non farli vedere, ma questo è un altro paio di maniche. L'acqua non arriva in fondo, ma si ferma a una certa altezza perché ci sono dei tappi. I tappi sono tre pezzi di granito che sono stati ritrovati alla fine, in fondo, cioè praticamente alla fine del percorso, si sono incastrati lì, sono caduti lì violentemente, perché c'è un motivo perché sono caduti lì, e sono tre. Questi tappi venivano fatti correre lungo questi tubi di pietra e venivano posti in modo tale che l'acqua non uscisse fino in fondo, si fermasse nel punto A4, nel punto 4, e cadesse in fondo passando attraverso una cosa che si chiama il grotto, cioè una grotta scavata a metà del percorso per poi arrivare in fondo, dove c'è la famosa, in fondo in basso, la stanza non finita. Cazzo, ma questi avevano avuto 4.000 anni per finire sta stanza, non è che ci avevano poco tempo. Perché in 4.000 anni non l'hanno finita la stanza, come dicono gli egittologi? Perché la stanza non doveva essere finita, andava bene così come era fatta. Lo vedremo fra un attimo, nella vera conferenza, perché questo è solamente un riassunto delle puntate precedenti. L'acqua scendeva, perché nel pozzo nella stanza non finita c'è un pozzo in verticale che non è stato scavato, ma si vede benissimo che va in giù, e che riportava l'acqua sicuramente al Nilo, quindi non si spreca nulla. Poi si doveva far uscire l'acqua dalla stanza della regina, quindi la stanza della regina è collegata al punto numero 4 da un corridoio orizzontale, che non è orizzontale, ma dicesi è inclinato con pendenza idraulica, cioè poco 0,004%, come nei nostri acquedotti romani. Lì dentro c'è un pietrone, questo pietrone viene tirato fuori, uno dei tre pietroni, viene portato nel punto numero 4. Nel punto numero 4 ci sono delle pulegge di legno di cui si vedono ancora gli incastri nei muri. Questo pietrone veniva alzato, l'acqua usciva e attraverso il solito percorso finiva in basso, passando attraverso il grotto, che poi vi faccio vedere meglio, e scendeva e tornava al Nilo. Però così non si svuota tutta la stanza della regina, perché la stanza della regina c'ha uno scalino, lo vedete lì in piccolo, in basso a sinistra, quindi si svuota fino a un certo punto, poi l'acqua che c'è lì, oltre lo scalino, non riesce a uscire. Bene, si scopre che ci sarà un buco nel pavimento, un tappo proprio da stappare, che permetterà all'acqua, attraverso un condotto che porta dalla stanza della regina al grotto, guardate che sono uno sotto l'altro, direttamente dove deve uscire l'acqua. E nella stanza non finita, sotto, c'è un buco nel pavimento tappato che si vede chiaramente corrispondere probabilmente, e ora è pieno di detriti, al buco del pavimento della stanza della regina. Benissimo, a questo punto bisogna svuotare la grande piscina. La grande piscina si svuota perché nella stanza in basso, vedete che c'è la stanza non finita, qualcosa, eccolo, aspetta, ve lo indico con qui, questo cosino qui, questo dove cazzo volete che andasse se non qui a stappare l'acqua che c'era nella grande piramide e fargli fare il solito percorso, per cui questa sarebbe uscita e tornata al Nilo. Questo era il risultato della situazione. E questo è quello che voi trovate in queste diverse diapositive, dove sono tutte uguali, ma cambia la scritta per farvi con calma a casa leggere tutte le cose. Vedete? E di questo si trovano le tracce, cioè il passaggio dell'acqua si vede chiaramente nella piramide.
in alto a sinistra il buco, cioè lo shaft, da cui entra l'acqua. Lo vedete come è fatto? Sapete cosa dicono gli egittologi? No, sono stati i tombaroli che a picconate hanno preso questo buco per vedere se lo allargavano e dentro ci fosse stato un tesoro. Cioè, out of mind. No? No, quella è proprio l'acqua che ha corroso quella cosa lì e ha portato via pezzi di granito. E ci sono tracce di acqua, vedete, in basso a sinistra. Lo vedete come è fatto sto buco? Si vede che l'acqua l'ha portato via dei pezzi, così come negli altri 4-3 shaft si vede chiaramente che sono shaft in cui l'acqua è passata e ha corroso le pareti. Ma non solo, guardate lì a metà, in alto, nel mezzo, quella cosa lì è il grande scalino, che ora non si vede più perché Zaki Hawass lo ha coperto, della prestanza dell'imperatore, del faraone. E qui ci abbiamo il grande, verso di noi, che viene verso di noi, la grande discesa dell'acqua della grande galleria. Lo vedete quello scalino lì com'è stato ridotto? È evidente che c'è passato un casino di acqua lì, no? Non è che, cioè, non c'è un'altra spiegazione. E infatti gli scalini, ed ecco perché ci sono gli scalini, lo vedete a destra in alto, a sinistra e a destra di questi scalini c'è un passaggio dove lavoravano gli operai, che non mettevano i piedi nell'acqua perché l'acqua usciva di qui, perché sennò sarebbero stati travolti dall'acqua. Questi scalini si vede che sono stati mangiati dall'acqua. Come l'acqua veniva portata a 78 metri, questo è il famoso disco di Sabu, è stato trovato in una tomba di questo signor Sabu, si vede chiaramente è un disco di scisto, cioè una pietra fortissima, durissima, noi non avremmo la capacità di farlo, quel pezzo lì, unico, solo, è stato scavato in un modo incredibile, andate a vedere le fotografie anche sul libro, o nella, mi sembra, seconda, nella prima conferenza fatta a con Graham Hancock, vedete tutte le posizioni e capite che chiaramente noi non abbiamo la tecnologia per farla quella cosa lì. Quella cosa è un'elica che, posta in verticale, produce una spinta dell'acqua dal basso verso l'alto per tutta una serie di motivi idrodinamici che ho spiegato nel libro. Ovviamente nessuno sa di che cosa si tratta e qualcuno ha pensato di dire è un'incensiera. Ecco, è il buon senso che ti fa rispondere così, capito? Ma mi pigli per il culo? Guardate, nel corridoio orizzontale che aggancia, porta la stanza della regina al punto numero 4, ci sono, innanzitutto, vedete, queste cose attaccate al muro che sono pezzi di granito che escono, che servivano a metterci delle tavole sopra, perché quando si svuotava la stanza della regina gli operai non potevano mettere i piedi nell'acqua e camminavano sopra queste cose di legno. Guardate la freccia, lo vedete quello lì? Ecco, quello lì è il famoso buco tappato ora, che serviva a portare, a svuotare completamente la stanza della regina dall'acqua. E qui c'è tutta un'altra serie di particolari che però io oggi non è il momento di parlarne. Guardate come si vedono bene in questa fotografia, di questo nessuno ne parla, no? E invece ci sono. In questa fotografia vedete sempre qui c'è la stanza, qui c'è la stanza della regina e qui c'è l'uscita dell'acqua del cunicolo. Vedete che questo cunicolo ci sono queste forme strane che sono i residui dell'acqua che ha scavato, e che è stata studiata questa cosa evidentemente, sul pavimento, proprio come l'acqua veniva in modo violento quando si stappava il percorso, questo buco, si stappava perché questo sassone che c'era nel mezzo veniva riportato fuori al famoso punto numero 4 e tirato su, l'acqua usciva facendo tutti questi ghirigori nel pavimento. Notate che nel pavimento ci sono dei
drill dei fori di Trapano, noi le chiameremo così. A che cavolo servivano? Servivano a questo fatto. Il tappo, che era una pietra della stessa grandezza ovviamente del buco, veniva posto a una certa distanza, come se fosse la culissa di un trombone, che doveva essere regolata ad una certa distanza per fare in modo che la frequenza che usciva dal piano di sopra andasse regolarmente e con il valore giusto nella stanza in basso. Vi ricordate il tubo di Quinche? Ecco, questo veniva fatto regolando la distanza di questo sasso gigantesco qui nel mezzo. E questo era il riassunto delle puntate precedenti. Ora si comincia per davvero. Perché? Perché ora bisogna parlare del buonsenso. Ne abbiamo tanto bisogno di buonsenso in questo periodo, perché vedo che la gente, mi sembra che il buonsenso l'abbia perso e che creda alle puttanate che dice Rai 1. Allora ricordiamoci cosa facevano gli antichi, perché la nostra storia... La nostra storia in qualche modo ce lo insegna, quindi studiamo il passato per vedere che cosa succederà nel futuro, no? Prendiamo atto di... Quindi il buonsenso è molto importante. E il buon senso ci dice che le cose non sono state come ce l'hanno raccontato, no? Andiamo a vedere alcuni particolari che sostengono quella che è la mia ipotesi sostanzialmente. Alcuni particolari. Il primo particolare è le barche attorno alla piramide di Khnum Khufu. Mi si permetterà che ho scritto Khnum all'italiana senza l'H nel mezzo, come fanno gli americani. Allora, attorno alla piramide della grande vasca piena d'acqua sono state trovate delle tracce di cosa? Di barche, di legno. Barche di legno. Ma che cosa ci fanno delle barche di legno nel deserto? Te lo dice l'esperto. Innanzitutto, una barca che è stata praticamente ricostruita tutta, è stata trovata in buono stato, in realtà non tanto, ma insomma in buono stato, era la barca che serviva all'anima del faraone per andare dall'altra parte e vivere nel regno degli inferi. C'è un piccolo problema. Innanzitutto non è stata trovata una barca sola, ne sono state trovate diverse, o meglio, una in buono stato, un'altra quasi tutta sfasciata, e poi altri pezzi di roba. E uno pensa, vabbè, è una barca. No, sapete che ci sono un sacco di barche lì attorno che sono state trovate, o meglio, sono stati trovati i posti dove erano queste barche. E queste barche che cavolo ci fanno? Nella sabbia. Se però io per caso avessi ragione e la piramide fosse stata circondata dall'acqua, ecco che ci poteva venire in mente che le barche servivano perché gli operai dovevano fare qualcosa attorno a questa vasca gigante, e quindi l'unico modo per potersi di poterci lavorare era usare le barche. Barche che non è proprio pensato il buco per l'albero, per la vela. Quindi sono barche che non devono essere barche che vanno sul Nilo, sono barche che stanno lì a fare qualcosa di diverso. Guardate, questa è la pianta della piramide vista dall'alto. E allora scoprite che c'è scritto Khufu's Boat Pits, cioè buchi dove ci sono i resti, ma si capisce che lì c'erano posteggiate delle barche. Due piccoline in basso, vedete? A destra, quelle cose oblunghe, aspetta che te lo faccio vedere, questa più piccolina, vedete qui, questa più piccolina, vedete qui, e lì, come dicono a spesa, e quante cazzo di barche c'erano lì? Le vogliamo vedere bene, questi pits, questi buchi, questi posteggi? E allora scopriamo, guardate, qui c'è una cosa, questo buchetto qui, poi ne parliamo dopo, perché questo mi stava sulle palle proprio dal primo momento che l'ho visto. Guarda, questo è il posto dove stava la barca, questo è un altro posto dove stava la barca, questo è un altro posto dove stava la barca, qui nel mezzo, tra queste due piramidine, e qui lo stesso,
Guarda che sono grandi queste barche. Come sono fatti questi posti? Qui ne vediamo due. E te ti rendi conto, il buon senso, ti rendi conto di una cosa subito. Queste barche erano posteggiate, appoggiate dentro. Sai perché? Perché non erano la barca che serviva al faraone per portare l'anima del faraone da un'altra parte, ma è che non si sapeva dove cazzo metterle ste barche, e quando si riempiva la piscina l'acqua entrava e sollevava le barche. Quando la piscina si vuotava, le barche venivano rimesse lì, si aspettava che l'acqua scendesse e le barche rientravano nella loro posizione. Non è che ci vuole uno scienziato di Oxford per capire questa cosa qua, è banale. Vedete, qui c'è il buco, per esempio, dove viene posta la ruota del timone, il perno del timone. Queste barche qua, quindi, fanno chiaramente capire che attorno alla piramide c'era una piscina che si riempiva d'acqua e che si vuotava, e che poi con questo sistema intelligentissimo, peraltro, queste barche non dovevano essere trasportate da dei carri, messe in qualche posto, tenute in bilico, perché la barca, sapete, non è che c'ha una superficie sotto piatta, quindi la devi tenere, costruire, non c'è una gru che te la tiene. Con questo sistema avevano risolto il problema. È una cosa geniale. Ne vedete un'altra qui, vedete quante di queste caspita di barche c'erano. C'era un traffico marino più attorno alla piramide che al porto di Genova, sostanzialmente. Allora, guardate, lo vedete quel punto lì segnato dalla freccia? Questo punto segnato dalla freccia è quello dove hanno trovato i resti della barca che ora è al museo egizio, perché l'hanno trasportata, prima era vicino alla piramide, poi due mesi fa hanno costruito il museo nuovo e l'hanno trasportata a questo museo gigantesco. L'hanno trovata lì sotto. Perché era in buone condizioni? Perché quando è arrivato questo evento cataclismatico, 13.500, grosso modo, anni fa, dovuto alla caduta di un meteorite che si è spaccato in tanti meteoriti che sono cascati sul nostro pianeta e che hanno provocato una ondata marina che ha superato gli 80 metri e che ha riempito la piramide di acqua, questa volta per un effetto cataclismatico, non perché ce l'hanno messa gli egizi. Quando è successo questo? Le barche che erano lì si sono alzate tutte e hanno cominciato a sbattere a destra e a sinistra. Una di queste ha sbattuto contro questo piccolo colle che si è rovesciato sulla barca e l'ha protetta. Per cui, dopo tantissimi anni, noi siamo andati lì, abbiamo scavato e l'abbiamo ritrovata. Delle altre barche che hanno sbattuto a destra e a sinistra chissà dove, perché l'acqua si è alzata a più di 80 metri di altezza e c'è stata per circa 100-200 anni a quel livello lì, pensate che quello che viene chiamato il diluvio universale, sostanzialmente, è in quel periodo lì. Le barche di legno, dopo 13.000 anni, non si trova più nulla, ovviamente. L'unica barca che si è conservata è quella che sostanzialmente ha sbattuto lì contro e lì è caduta la terra addosso e ha permesso a noi di poterla ricostruire. È evidente che le cose sono andate così. Guardate, questo è il posto, ancora più vicino. Vedete che c'è scritto Causeway. Diciamo percorso rialzato. Che cos'è quel percorso rialzato? Dove a un certo punto si trova anche uno dei posti dove ci sta una barca, una delle tante. È il posto attraverso il quale il cammino veniva succhiata l'acqua dal fiume e veniva portata nella piramide. Guardate, lo vedete questo buchino qui? Ma che cos'è? È il buco che serviva a svuotare la vasca per far ritornare l'acqua al Nilo, no? Lo vedete? Ma perché nessuno si è mai chiesto che cos'è quel buco lì? È evidente che le cose stanno così. Ci vuole il buon senso. Se voi vedete una delle figure prima, ecco, vedete? Guardate, eccolo qui.
Vedete questo buchino qui? Qui arrivava l'acqua dal Nilo, qui, attraverso quel meccanismo, e qui poi si apriva la botola e l'acqua rientrava, veniva giù, perché c'è un piano inclinato. Non è che ci vuole, voglio dire... E qui c'è scritto il perché e il per come. Come facciamo a sapere questo? Noi. Perché riusciamo a capire tutte queste cose? Perché sostanzialmente, vedete, ve lo dico fra un attimo, sostanzialmente, intanto guardate sto buco. Cerchiamo di riflettere col buon senso. Voi trovate un buco così nella piramide. Io sono Zaki Hawass, vado a vedere subito questo buco cosa cazzo è. L'ha fatto Zaki Hawass? No. Qualcuno che invece lo ha fatto e ci è arrampicato là sopra e ha fatto delle fotografie, ha scoperto che lì dentro c'è una parete chiusa. Chiusa. Questo buco è all'altezza delle due stanze, la 2 e la 3, mi sembra, la 4, come abbiamo chiamate prima, una scoperta dalla spettroscopia muonica, l'altra scoperta dal robottino, che è salito su lungo questo shaft per andare a vedere cosa c'era alla fine, è la stessa altezza. Quindi c'è un'entrata evidente, cioè le cose, è il buon senso che da lì faceva entrare gli operai che dovevano in qualche modo aprire e chiudere i percorsi degli shaft perché l'acqua facesse il percorso che doveva fare. Non è che bisogna stare lì a pensare. Eccolo qui, questo è il nostro amico. Il nostro amico Zaki Hawass dice una cosa fondamentale che io ho messo nel riquadro giallo. Quando per la prima volta siamo entrati nella grande piramide, tutte le pareti dei locali erano incrostate di alcuni centimetri di sale marino che noi abbiamo rimosso a mano. Piove, malanno. Da dove cazzo veniva fuori il sale marino? È evidente che il sale marino viene fuori dal fatto che in un istante storico della vita la piramide si è riempita di acqua di mare e dopo ci ha messo 200 anni per prosciugarsi e il sale marino ha avuto tutto il tempo di cristallizzarsi sulle parti della stanza. Non è che ci vuole anche qui il buon senso, semplicemente il buon senso. Chiuso capitolo. Le anomalie del tunnel di scarico dell'acqua, ve l'avevo parlato, guardate com'è fatto. Questa è la stanza finale in basso, la non finita, secondo loro. Vedete che in basso, in verticale, qui, c'è il pozzo che porterà poi l'acqua, secondo me, al Nilo. Ma guardate qua. Qui c'è il percorso dell'acqua che viene dall'alto, dal grotto. Guardate che qui c'è un buco e qui c'è un'altra. Un buchettino, una parete, un buco nella parete. Che cos'è questa cosa qui? Perché c'è? Perché nessuno ne parla? Questa è la piramide come doveva grosso modo presentarsi quando era piena d'acqua. Questa è la ricostruzione al computer, non l'abbiamo fatta noi, del passaggio del tunnel che porta alla stanza in basso, quella non finita, dove si vede qui là come è fatto proprio, come doveva essere fatto all'inizio, il buco. Qui in alto c'è l'altro buco nel soffitto che porta l'acqua dall'alto verso il basso. A che cosa serve quella cosa lì? No, io me lo sono chiesto. Guardate come è fatto dentro. Questo è il pavimento. Cioè, è un posto per tenerci qualcosa. Un ripostiglio che non, di cose che non potevano stare nel corridoio perché avrebbero intracciato le operazioni. Ecco, qui lo vedete, si vede male ma c'è questo buco qua. Qui sotto, per terra, Zaki Hawass non vuole far vedere che c'è un buco nel pavimento e ci ha messo sopra un corridoio di legno. Eccoci qua. Quindi, siamo in questo punto qui.
questo qui, vedete questo puntino nero qui? Qui, siamo qui. Sapete che cosa cavolo serve quella roba lì? Quando si la piramide della vasca si svuota, tutta l'acqua entra da qui, arriva qui e scenderà qui. Però c'è un problema. Qual è il problema? Il problema per i vasi comunicanti, perché l'acqua arriva a una grande velocità, quindi oltre che entrare qui, risale qui e per principio dei vasi comunicanti tenderebbe a entrare in questo buco e non ci deve entrare qui. E allora bisogna tappare la strada. Per tappare la strada qui c'è un sistema. E il sistema è questo. Uno, qui dentro ci sono delle paratie di legno che vengono messe, montate una sopra l'altra e fanno in modo che l'acqua non possa, se risale al massimo, arrivare in questa direzione, cioè in alto, ma non possa entrare qui. E poi c'è quest'altro aggeggino qui. Ma vedete questo? Cioè, ma che è questa roba qua? Ma perché c'è? Perché qui c'è una paratia di legno. Ci sarebbe stata una paratia di legno piegata in questo modo, così. Qui è legata con una cerniera e qui è piegata. Quando arriva l'acqua da qui, questa si ferma qui. Quando arriva invece l'acqua dall'alto, dall'altra parte, questa paratia si alza e fa scendere l'acqua chiaramente nel buco dove deve scendere. Cioè, è banale. Nessuno ne parla. Questo è il grotto. Che cosa cavolo è il grotto? Dall'inizio del punto dove l'acqua arriva e scende in fondo, c'è una strana stanza costruita in pietra. Questa strana stanza ha questo coso qui che vedete, che è il buco da dove dall'alto entra l'acqua e va in fondo, nella direzione quindi della lavagna luminosa, chiamiamola così. Qui c'è la piramide con tutti l'acqua scende, entra qui dentro e va in fondo, dove in fondo ci sarà la stanza non finita. Guardate qua, c'è un pietrone. Questo pietrone ha esattamente le stesse dimensioni di questo buco. Ma ti vuoi chiedere perché? Non se ne è chiesto nessuno. Perché questo pietrone viene preso, portato qui e inserito qua dentro, ma non fino in fondo, inserito un po'. Perché? Perché l'acqua dalla parte di sopra, quando viene buttata giù in verticale, c'ha una potenza della Madonna, arriva in fondo che ti sfonda il pavimento, e infatti vedete che quando arriva in fondo un pochino il pavimento lo ha sfondato, perché c'è una buca. E allora si usa un sistema, mettendo questa pietra qui in modo tale che non chiuda tutto il percorso, ne chiuda un pochino, quando l'acqua arriva in fondo trova un piccolo spiraglio e si assorbe l'aria di questa stanza. L'aria fa il vuoto in questa stanza. Facendo il vuoto, l'acqua correrà ad una velocità più bassa. In parole povere, abbiamo creato quello che si chiama la pompa a vuoto. La pompa a vuoto che tutti coloro che sono stati in un laboratorio conoscono. È una pompa ad acqua. Vedete, in alto, qui, c'è il rubinetto dell'acqua. Apro il rubinetto dell'acqua, faccio uscire l'acqua, in giù. È proprio quello che sta succedendo nella nostra piramide. Qui c'è il nostro grotto. Qui. Il nostro grotto è fatto in modo tale che l'acqua che scende a grande velocità, perché dentro la pompa acqua è fatta così, scende a grande velocità, qui c'è un tubino piccolo piccolo, quindi un posto piccolo dove passa l'acqua a grande velocità, succhia l'aria che c'è in questa zona qui, e quindi l'aria viene presa da qui. Praticamente succhiando quest'aria, l'acqua deve andare a più bassa velocità, perché dietro c'ha il vuoto che la tiene. Quindi è un trucco, una pompa ad acqua per fare in modo che l'acqua non scenda a grande velocità nella piramide. Qui siamo, gli egiziani sono esperti di buchi, vedetela come vi pare, ma nella conferenza numero 1 mostravo come la piramide di Cheope fosse in realtà un sistema evoluto per usare aria, acqua e pietra per giocare sulle frequenze sonore. Ma
avevo fatto vedere anche che c'erano che la piramide di Cheope era il modello finale, erano state costruite strutture prima dei 13.000 anni, quindi dai 36.000 anni, l'inizio dello Zep Tepi, come dice May, i 13.000 anni, quando le meteoriti cascano sulla Terra e la popolazione degli antichi, veri antichi egizi, si viene dispersa, bene, in questo frangente, in questo periodo di tempo, che sono 20.000 anni, avevano costruito altre cose prima di arrivare al prodotto finale, la piramide di Cheope. E queste altre cose erano, per esempio, una era questa, e vi faccio vedere, un staircase vuol dire scalinata, una scalinata nella sabbia. Che cavolo sarà questa roba qui? Si scende giù. No, e noi avevamo detto, guardate, ve la faccio vedere in una situazione migliore. Nella sabbia a un certo punto c'è, ma ce ne sono diverse di queste cose qui, una scalinata che scende giù a bestia, si direbbe noi, e non si capisce perché, è anche abbastanza stretta. Vedete? E noi avevamo detto, è un buco che serve per convogliare il vento all'interno di questo buco. Il vento in fondo produrrà una serie di vibrazioni, perché le pareti della stanza vibrano, e provocherà degli infrasuoni. Questi infrasuoni sono identici a quelli che noi ritroviamo in tantissimi altri monumenti in tante altre parti del mondo. Per esempio, qui vediamo il Pozzo di Santa Cristina in Sardegna. Il Pozzo di Santa Cristina in Sardegna è fatto così. Entra l'aria velocissimamente. In basso qui c'è una pozza, questa, vedete? Non è un pozzo per prendere l'acqua, perché qui è chiuso, è tappato. C'è un posto dove te devi entrare dentro e stare nell'acqua. Perché stai nell'acqua? Stai nell'acqua perché siccome le frequenze che te stai per avere sono frequenze basse, 4, sotto il 20 Hz diciamo, si deve sviluppare la stessa situazione che tu hai quando usi le famose campane tibetane. Tu ti metti nell'acqua, la campana tibetana, che è di metallo, viene fatta suonare, messa in risonanza, l'acqua che è dentro vibra talmente che schizza addirittura fuori, e tu che sei dentro, attraverso l'acqua che ti fa da trasduttore, senti la frequenza che ti entra nel corpo. Se no non la sentiresti, perché una frequenza sotto i 20 Hz te non la senti. In più, qui c'è un buco in alto. Vedete? Nello staircase si ha, ora ve lo faccio vedere più in grande, lo stesso tipo di situazione. Ma non solo. In queste condizioni, in cui, guarda, questo per esempio è un monumento inglese, è una collina praticamente, è una sezione questa della stanza, del tumulo di Newgrange, e guardate che assomiglia a un'ocarina, cioè l'aria entra di qua, ci sono dei simboli qui all'esterno che fanno capire che entra il vento, che sono dei tornanti, delle cose fatte così. L'aria entra di qua, si sviluppa qui al centro di questa stanza la solita frequenza ed esce di qua. Il problema è che nel tumulo che noi avevamo in Egitto, che è questo, no, non c'era traccia del buco. E io gli dissi nella conferenza in cui parlai di questo, prima o poi si scoprirà un buco, perché sennò la mia teoria non funziona. Un buco in alto, come una grande ocarina. Ebbene, il buco è stato trovato 2-3 mesi fa. Eccolo lì. Lo vedete piccolino? Ora ve lo faccio vedere meglio. Ecco, guardate. È quadrato, perfettamente quadrato. Era ricoperto di sterpi, di cose. Non era pieno di sabbia, perché lì la sabbia non c'entra, perché esce in continuo il vento e quindi non si riempie mai di sabbia. Quindi in 13.000 anni non si era riempito mai di sabbia, se no non l'avremmo mai trovato. E te
quello che mi ha fatto pensare è: ma perché queste cose non si riempiono di sabbia? Perché c'è una corrente che porta fuori sempre la sabbia, fuori. E guardate come è fatto ancora in quest'altra foto. Vedete che ci sono dei buchettini nella parete. Lì c'erano probabilmente dei pezzi di legno che servivano a una scaletta. Cioè, per chi dovesse lavorare all'interno di questo tubo, dove usciva il vento, cosa che crea quella frequenza, l'ocarina necessaria per cui la persona all'interno fosse investita da quella frequenza, come vedete, in basso nella stanza c'è la stessa struttura in cui tu devi mettere i piedi nell'acqua, una vaschetta in cui te devi mettere i piedi nell'acqua evidentemente l'acqua serve da trasduttore, come nel posto di Santa Caterina in Sardegna, uguale. Il dentista degli dèi, questo è un altro aspetto della questione. Vedete, tocchiamo quei punti che servono per riempire tutto il mosaico di tutto quello che abbiamo detto finora. Allora, il mio dentista è un dentista bravo che dice, ma te non c'hai i denti cariati, con te i soldi non ce li faccio. Mi ha detto così una volta. E lui proprio non so se conosce il lavoro dei dentisti degli dèi egiziani. Noi siamo nel Paleolitico. Questa è un lavoro dentistico degli dentisti egiziani nel Neolitico. Pensate che nel Neolitico non esiste la ruota, non c'è la scrittura, nessuno conosce il teorema di Pitagora, ma loro hanno costruito una piramide. Porca puttana, c'è qualcosa che non va. Non solo, ma sono in grado di fare dei perfetti buchi all'interno dei denti e metterci delle pietre preziose, e loro dicono per bellezza. Io ci credo poco a questa cosa, però diciamo che le cose, insomma, le vedete. Questo è il dentista egiziano, fa così. Questo, per esempio, è una protesi dentaria etrusca. Come potete vedere, gli etruschi avevano a che fare qualcosa con gli egizi, perché usavano le stesse tecniche. Quindi, sostanzialmente, gli etruschi nessuno oggi sa da che parte vengono. C'è però una serie di studi che mostra come il linguaggio etrusco scritto è molto simile a un linguaggio proto-sanscrito, e noi abbiamo cercato di dimostrare nella penultima delle nostre conferenze come il proto-sanscrito e la lingua egizia fossero molto simili tra di loro. Ve lo dico, ma andatelo a vedere se vi interessa. Guardate, siamo sempre dei dentisti egiziani. Allora, questo qui è un ponte. Vedete come hanno fatto i buchini qui? Allora, vi dovete chiedere due o tre cose. Primo, come hanno fatto questi poveri pazienti a resistere a questa serie di operazioni chirurgiche? Due, come hanno fatto a fare dei fori così perfetti nei denti? Ve l'ho detto che gli egiziani si interessano, cioè, di buchi sono esperti. Ma come cavolo hanno fatto a costruire un filo d'oro dello stesso spessore, perfetto, e attorcigliarlo in quel modo ai denti? E io, francamente, non ho risposte, tenendo presente che questi non sapevano l'uso della ruota. Beh, abbiamo dei dati in più, e i dati in più sono i seguenti. Questa roba non la facevano solo gli egizi, la facevano moltissimi in tutte le altre parti del mondo, e la facevano in modo uguale. Per cui non è che fosse una tecnica egizia, era evidentemente una tecnica che veniva da chissà da dove. Allora, guardate, siamo nella valle dell'Indo, tra la città di Mohenjo-Daro e la città di Harappa, a Mergar. Questa città, qui, dai 7.000 ai 9.000 anni fa, che è questa poi sostanzialmente, dove vedete, praticamente, pensate, Mohenjo-Daro c'aveva le piastrelle, tutte le case erano piastrellate, fino al terzo piano c'era l'acqua corrente, e nelle strade c'era il posto per il cassonetto della spazzatura. Questo 7.000 anni prima di Cristo, sostanzialmente.
Bene, loro, come dice Nature, cioè non il giornale di Topolino, Early Neolithic Tradition of Dentistry, dentisti che in questa città, Mergar, facevano queste cose. Vedete, in Pakistan decine di trapanazioni dentarie con la stessa tecnica che usavano gli egiziani. Allora vuol dire che qualcuno l'aveva insegnata agli egiziani e ai pakistani. Vedete, questo è un esempio. Qui siamo in Pakistan, loro facevano, usavano questa è, una, è quello che rimane di una mascella coi denti di un pakistano che evidentemente aveva avuto bisogno di un'operazione chirurgica. Ma non solo, lo troviamo anche in Italia, guardate, Stone Age vuol dire età della pietra, Proto Dentistry Revealed, British Society of Oral Implantology. Anche qui non è il giornale di Topolino. Se voi andate a vedere e fate un po' di letteratura, scoprite che ci sono dei dentisti italiani che hanno lavorato e studiato e pubblicato su questo giornale scientifico 13.000 anni fa nell'antica Toscana. È lo stesso sistema di trapanazione che usavano gli antichi egizi. Qui vedete, per esempio, in alto, lo stesso tipo di situazione. Purtroppo siamo in America Latina, però. Come mai? Quelli dell'America Latina usavano 14.000 anni fa questo. E questo di sotto? Qui siamo nel Texas, pensate. Nel Texas tutti usavano lo stesso tipo di trapanazione dentale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'era una conoscenza unica di quella cosa. Tutti facevano così. Ma perché? Perché tutti provenivano da un'unica razza, che è la famosa razza degli Aztlan, di cui ho parlato nelle precedenti conferenze. E questa è la cosa. In tutte le parti del mondo accade questo. Non è che ci vuole uno scienziato per capire questa cosa. Perché o è così o pomì. Cioè, non c'è un'altra spiegazione. O se c'è, me la devono dire, qualcuno me la deve dire. Purtroppo non finisce qua, perché già che ci siamo, sì, se te sai fare cavare un dente, quello è niente, ci sono le operazioni chirurgiche, questi qua facevano delle operazioni chirurgiche che voi non ve le immaginate nemmeno, siamo ai tempi degli antichi egizi, guardate questo signore, allora, poverino, Usermontu era un egiziano, era un sacerdote egiziano, vedete lì la bara, il sarcofago, insomma, il poveraccio che c'è rimasto lì, la mummia, che quando sai, gli egiziani cosa fanno? Queste cose non le vogliono scoprire, però erano lì che facevano una indagine sul DNA e quindi hanno preso sta mummia, l'hanno guardata e questa mummia c'ha nella gamba, lo vedete qua, un chiodo di ferro. Chiodo di ferro purissimo che noi non sappiamo fare. Guardatela meglio com'è fatta. Guardate, questa è fatta in un modo particolare, ma vedete, è stata messa in loco con un cemento speciale che usiamo anche noi quando dobbiamo mettere delle protesi. E c'è questa vite. Questa vite è stata fatta perché, dicono gli esperti, se no la protesi si gira mentre te cammini e quindi per evitare che perda la sua vera posizione deve essere fatta in questo modo, cioè con una vite che sia sostanzialmente fatta così. La vedete ancora meglio. Questa è la ricostruzione al computer di come è fatta la vite. Allora, cosa dicono gli egittologi? Gli egittologi sparano di tutti i colori, qui dicono no, perché innanzitutto questa protesi è stata messa all'interno della gamba di questo povero faraone, sacerdote, perché così la gamba gli si presentava, che era evidentemente rotta, gli si presentava meglio esteticamente quando lui fosse stato nel regno dei morti avrebbe fatto bella figura davanti agli dèi e lui non zoppicava.
Un'altra ipotesi è che tanto il corpo deve essere mantenuto bene, perché poi dopo la morte, poi loro sono quelli che hanno dato vita all'idea balzana della reincarnazione cattolica, perché la religione cattolica viene dalla religione egizia, mi dispiace per il Papa, sì, è povero Bergoglio, forse non gliel'ha detto nessuno, però funziona così. E sostanzialmente, cosa voglio dire? In realtà le cose non stanno così. In realtà il tumulo di questo sacerdote è un tumulo molto strano, perché la tomba è moderna, ma questa tomba moderna è stata riutilizzata dal corpo di questo sacerdote, che non si sa assolutamente a quale periodo storico appartenga. Quindi è qualcosa di molto più antico che non il periodo in cui il tumulo, la tomba, diciamo, è stata datata. Ecco. Ma questi non sapevano usare la ruota, non avevano il linguaggio scritto e facevano le operazioni chirurgiche. Certo, guarda questo signore ha avuto una botta nel cranio, guardate, si vede chiaramente che la dura madre sia un po' cianciucata, come si dice al Livorno, no? E qui c'è sta un buco. Questo buco è stato tappato con del metallo liquido. Il paziente è sopravvissuto, secondo gli esperti. Il problema è che questo signore ha un cranio allungato. Ma e dove si trova questo scheletro? Questo scheletro si trova in un museo americano. Lo vedete qui. Questa è la pagina Facebook del Museo Americano, che mostra esattamente tra i vari scheletri questo, e ne fa anche la reclame sopra e dice: domani riapre il museo, venite a trovarci, eccetera, eccetera. E qui sempre su Facebook c'è un altro tizio che dice: guardate che c'è questo cranio interessante, eccetera, eccetera. Quindi esiste questa cosa. Da dove viene questo cranio allungato? Non si sa. Si pensa, loro lo pensano, che sia di provenienza sudamericana. Ma non lo sanno. Però è strano, ma anche perché questa cosa diciamo è stata vista altre volte, cioè la trapanazione del cranio, come vedremo fra un attimo, era una tecnica che allora veniva utilizzata. Ma è importante capire un'altra cosa sulla trapanazione, ma ora ci arriviamo. Giornali scientifici, operazioni al cervello transnasali, lo vedete qua, c'è scritto. Vedete, nel titolo, gli antichi egizi usavano trapanare il setto nasale in alto, rompere lo sfenoide per togliere il cervello, che poi veniva messo in un vaso, perché così si conservava, se no la mummificazione non poteva andare avanti, perché la mummia si sarebbe degradata. I tessuti molli si sputtanano rapidamente e andavano eliminati, e venivano messi nei cosiddetti vasi canopi, che venivano conservati come se il morto poi si dovesse rivivere, riprendersi le subudella, rimettersele dentro e riandare avanti così. Capite bene che uno che fa un'operazione chirurgica come quella che abbiamo visto prima, non è che cade nell'idea di fare, cioè, non è Burioni, è uno che le sa le cose. Cioè, capite? Da dove cavolo l'avranno presa questa tecnologia che poi noi riprendiamo negli anni 70-80? Il signor Joe, il dottor Joe, è un cinese naturalizzato americano che ha trovato il sistema di curare i tumori alla pineale passando attraverso il naso e rompendo lo sfenoide. Ci abbiamo messo degli anni, ma ci siamo arrivati anche noi. Sì, questa era una cosa che anche gli alieni facevano. Ce lo ricordiamo, tutti gli addotti che avevano perdita di sangue dal naso, perché quando facevano la vista dall'otorino avevano uno sfenoide rotto e durante le ipnosi si ricordavano che qualcuno gli aveva messo una cosa nel naso, che gli aveva sparato qualche cosa. Non sarà che gli antichi egizi avevano, insomma, preso, visto, capito qualche cosa di qualcuno che gli aveva detto come si faceva? Cioè, why not? La trapanazione del cranio, vedete, questi sono tutti giornali scientifici di neurologia,
la trapanazione del cranio nell'antichità, non solo nell'antico Egitto, ma qui si dice anche, in tutte le parti del mondo, che l'80% dei pazienti sopravviveva alle operazioni di trapanazione. Come abbiamo fatto a stabilirlo? Non lo so, ma gli scienziati l'hanno stabilito, non l'ho stabilito io che non sono un esperto di queste cose. E sì, chiaramente in queste riviste scientifiche si fanno vedere come gli antichi greci avevano ripreso un po' le tecnologie, però usavano degli strumenti per trapanare la dura madre, che la dura madre si chiama dura madre perché è dura, e vi posso assicurare che non si trapana così facilmente. Come cavolo facevano a trapanare la dura madre, che oggi ci vogliono delle seghe industriali? Io me ne occupai tanti anni fa con un problema di autopsia di una cosa che sembrava un alieno. Insomma, ti posso assicurare che per trapanare un cranio, l'ho visto fare con una sega a motore, te lo tagliano in due, se no non si scalfisce. Gli antichi egizi avevano dei trapani, ma erano trapani di rame, di cui sono state trovate delle tracce. Il trapano di rame, la dura madre non la tocca nemmeno. Bisogna chiedersi come facevano sti buchi. Poi ci arriviamo, perché sostanzialmente il problema è proprio nei buchi. Ci sono dei problemi. Gli egiziani se ne intendevano di buchi. Guardate. Questo è un Cro-Magnon. Cro-Magnon, quindi, quanti anni avrà? Questo risale a 150.000 anni fa, se non mi ricordo male. E c'è un buco. Lo vedete, questo buco qui? Questo buco qui è stato dichiarato da periti balistici un proiettile. Un proiettile che è entrato da qui e è uscito da là. Vedete? Qua. Non l'ho detto io, l'hanno detto i periti balistici. Allora, 150.000 anni fa, in questo Neanderthal, poverino, chi è che gli andava a sparare un colpo di pistola? Eccolo qui. Qui ce n'è un'altra immagine, ma vedete, il buco è chiaro, è netto, è stato studiato questo caso, ma non è l'unico caso, per carità, ce ne sono tanti nella storia, per esempio, e qui lo vedete ancora più da vicino, cioè è innegabile sta cosa. Sì, e questo è un animale, un bisonte, il cranio di un bisonte col buchino, vedete, della pallottola, qualcosa che assomiglia a una pallottola. E c'è un piccolo problema, che questo bisonte non è proprio un bisonte, ma è una specie, un auroch, quindi, mi sembra che l'ultimo sia stato ritrovato nel 1600, c'è scritto qua, guardate, 1600, è un bisonte che viveva 30.000 anni fa, sostanzialmente. Chi è che andava 30.000 anni fa in giro a sparare, o 150.000 anni fa, a sparare in pallottole in giro? Ma di buchi ancora ci abbiamo da risolvere i problemi. I buchi nel granito, questo lo sanno praticamente tutti, anche perché vi ho rotto le palle con questa cosa nelle prime due, se non mi ricordo, conferenze che ho fatto su questo argomento. In tutte le parti del mondo dove ci sono strutture megalitiche, sovente a forma di piramide, si trovano questi buchi nel granito o nella limestone, come la chiamano loro, cioè una pietra un po' più arenaria. Vedete? Questi buchi. Guardate come sono fatti. Questa è roba egiziana. Vedete che ci sono delle strane striature. E poi a un certo punto c'è anche un momento di ripensamento, chiamiamolo così. Questa è una sezione. Guardate qui. Vedete qui? Guardate come sono fatte queste cose perfette. Si trovano in America Latina, a Machu Picchu, che ne so, nel Texas, si trovano in Nuova Zelanda, si trovano in Cina, anche in India. Come si fa a carotare il granito? Sai, il limestone va bene, ma l'arenaria, ma il granito è un problema. Allora c'è qualcuno che ha tentato di dare una spiegazione. Guardate, questi sono i carotaggi che sono stati trovati. Vedete come è fatto questa cosa qui? Guardate. Ma state attenti. Vedete che questa distanza di qui a qui
non è uguale alla distanza di qui a qui? Cioè, vedete che la carotatura non è cilindrica? Poche di Canal Napoli. Allora, nel sito di questo signore che si chiama Dunn, che è uno dei più grossi esperti di piramidi, anche lui sostiene che nella piramide di Cheope c'era l'acqua, solo che lui la fa entrare da un'altra parte, gli fa fare degli altri giri, ma insomma, e non riesce poi a spiegare tutte le cose che, ahimè, spiego io. Quindi la mia chiave di lettura è più attinente, secondo me. Lui riporta nel suo sito lo studio di questo signore che ha studiato queste cose e vi fa vedere come lui ha misurato i solchi che ci sono in queste carote di granito, e lui dice, ve la faccio breve, che eccolo qua, vedete, i solchi sono una spirale, ci mette il filo attorno e fa vedere che si tratta di una spirale, no? C'è un piccolo problema. Guardate che qui bisogna andare il pelo nell'uovo, no? Io purtroppo, quando facevo letteratura, quando facevo il chimico, insomma, andavo a vedere le cose in fondo, no? Come oggi si fa a vedere la letteratura, cioè uno mi dice, che ne so, questo vaccino fa bene, questo vaccino fa male, io non è che mi fido, io vado a prendere la letteratura e la leggo e capisco se alcune cose sono affidabili oppure no, quindi sono abituato a fare questo, è per questo che a me per il culo Draghi non mi ci piglia. Però applichiamo la stessa tecnologia che ho imparato per tanti anni a chimica, la applichiamo e scopriamo una cosa fondamentale. Vedete, questo è un carotatore, perché questo signore dice l'hanno carotato con una vite, hanno fatto sti buchi. Guarda, vedi? Il problema è che nel carotare l'avvitamento deve essere non orizzontale, ma piegato, perché questa è una vite. L'avete mai visto una vite che è così? No, la vite non vita. La vite deve essere piegata, così, per entrare. È una leva di secondo genere, direbbero i fisici. Invece, noi ci troviamo di fronte a una situazione molto simile, che è questa, dove tutto è orizzontale. Allora questa non è una vite, è qualche cosa di diverso. Guarda, li vedi questi puntini che t'ho segnato in questo ingrandimento che ho fatto? Lo vedi che non è una vite, perché ci sono dei punti in cui due percorsi si incontrano. E soprattutto non è perfetta la cosa, perché un po' oscilla, sono come onde nella pietra. Poi qui è come al solito, se si fosse fermato il carotatore, spinto a mano, perché si vede che fa un po' di basculamento, che produce quelle imprecisioni di queste onde, e poi riparte dopo aver spostato il perforatore, chiamiamolo così. Per spostare il perforatore, te non lo sposti se questo è in verticale, perché il tubo è chiuso, la roccia è chiusa. Per poterla spostare così e ripartire, bisogna che la roccia sia liquida, se no non funziona. Guarda. E come cazzo hanno fatto a fare questi qui? Capisci che non è possibile che sia una carotatura che sia vita? Perché lì nel mezzo ci sono le stesse striature che ci sono, identiche, guardatele, in quelle che vi ho fatto vedere prima, cioè nei buchi perfettamente cilindrici. Allora no, allora non può essere un carotaggio. Ci vuole il buon senso di chi, come me, una volta faceva letteratura, no? E quando nei lavori scientifici ci sono scritte cazzate, te ne rendi subito conto. Vedete? C'è qualche cosa che non torna. Guarda, queste sembrano onde, ondine di pietra, ondine. Allora mi è venuto in mente che forse le cose stavano in un altro modo. Guarda qui, questa è una pietra preziosa.
questa pietra preziosa è stata trapanata in un certo modo, la trapanatura è questa qui, nel mezzo di questa pietra preziosa ci sono le stesse ondine che si trovano nella pietra di Giza. E allora come sono state fatte queste qui? Sono state fatte con una tecnica diversa, nessuna trapanazione, ma una serie di spinte dovute a suono. Ed eccolo qui, la generazione a ultrasuoni. Questa è l'apparecchiatura che produce questa cosa qui. Te ci metti un'uscita, un ugello fatto di forma stellare e ti ottieni un buco stellare. Ma è una pressione una dietro l'altra, completamente diversa. Questo è il motivo fondamentale del perché la carotatura non è verticale, non è un cilindro, ma è in alto, il buco si fa così, in alto è più stretta, in basso è più larga. Perché? Perché quando il vibratore entra, qui comincia a vibrare e vibra un secondo, due secondi, tre secondi, quattro secondi, cinque secondi, sei secondi, sette secondi, e arriva in fondo. In fondo ha vibrato un secondo solo, in alto ha vibrato 10 secondi, e quindi si è aperta così la roccia. Non è che ci vuole Gesù Cristo per capire come funzionano queste cose, basta ragionarci 5 minuti. In altre parole, il granito veniva perforato dalle vibrazioni. E noi che cosa abbiamo detto fino alle ultime consunzione delle corde vocali? Che c'era un sistema che faceva proprio questo. Ecco a che cosa servono questi buchi che noi troviamo ogni tanto nei massi, nel granito. Servono perché veniva introdotto questo vibratore che nell'istante in cui veniva introdotto la roccia si fondeva, perché come abbiamo dimostrato ci sono dei lavori scientifici di fisica quantistica che dicono che il processo di fusione della roccia senza scaldare si può ottenere facendo vibrare la roccia con una frequenza di lunghezza d'onda pari alla lunghezza degli atomi del materiale che viene vibrato. Quindi c'è la vibrazione che produce onde, perché la roccia si liquefa. Tu puoi produrre e mettere dentro questa specie di sonda che farà vibrare tutta la roccia, e come abbiamo fatto vedere nelle precedenti situazioni, questa roccia diventava liquida e nel diventare liquida perdeva peso con l'aiuto di un raggio, probabilmente, dico io, laser, che faceva la fusione tra fotoni e fononi che producevano una cosa che si chiama buco bianco, quindi un'antimassa, e quindi questa roba melmosa che era il sasso con cui venivano costruite le piramidi perdeva sostanzialmente peso. Tutto, come potete vedere nelle conferenze precedenti, è documentato da lavori pubblicati di letteratura di fisica quantistica. Guardate qui. Qui siamo in America Latina, questo è un residuo di costruzione. Vedete? Ci hanno buttato dentro un po' di... hanno fatto dei carotaggi, zoom, zoom, zoom. E quello che si vede è che la roccia si è liquefatta e che, vedete queste onde? Cioè, sono le onde che vengono prodotte dalla vibrazione di qualcosa che ha fatto vibrare la roccia, che ovviamente non darebbe questo risultato se non si fosse liquefatta. Sì. Sti crani allungati ci perseguitano, ma quello che ci interessa oggi non è la biologia, non è il DNA, no? Di cui abbiamo già parlato nella seconda o nella terza di questa lunghissima pseudo mega conferenza gigante. Quello che ci interessa è la vera e propria forma, perché io mi sono chiesto delle cose, io purtroppo mi faccio delle domande. Sostanzialmente noi non dovremmo farci delle domande, secondo i nostri governanti dovremmo essere lì a ubbidire. Invece farsi qualche domanda mi sembra che sia logico, non ce lo vieta nessuno, solo che coloro che ci vietano di fare delle domande, che non vogliono che noi ci si faccia delle domande e che vogliono che invece noi si creda a quello che dicono loro, che potrebbe essere vero ma anche no, mi fai controllare. Galileo ha fatto così. La differenza tra Aristotele e Galileo è questa. Aristotele scriveva un libro dopo aver letto tutti i libri degli altri. Galileo diceva, sì, sarà stato così, ma mi fai vedere in laboratorio se è vero. È diverso. Siccome noi siamo più vicini storicamente a Galileo e meno ad Aristotele, noi siamo più portati a pensare a Galileo. Io sono già oltre Galileo perché penso che Galileo sia rimasto indietro. Ma questo è un altro paio di maniche.
siamo più vicini a Galileo e quindi ci dobbiamo fare delle domande. Io mi sono fatto una domanda che magari, sapete, è come Newton. Newton scopre che le mele cascano per terra, scopre la forza di gravità perché si chiede, ma porca puttana, ma come mai le mele cascano per terra? No, ce lo potevano chiedere tutti, no? Io vi potrei chiedere a voi, sapete quante volte l'ho chiesto agli studenti che mi guardavano con la mitrigliosi della pupilla allargata e volevano scappare, perché il cielo è azzurro? E non sapeva rispondere nessuno. Ma come non sapete rispondere? Cioè avete 20 anni e 20 anni che vivete sotto questo cazzo di cielo azzurro, non vi siete mai chiesto perché è azzurro? Non poteva essere rosa. E nessuno sapeva rispondere. Ecco, non era importante rispondere, importante era capire che te non ti eri chiesto questa cosa qua, che ce l'avevi davanti agli occhi tutti i giorni. Allora perché non te lo chiedi? Ecco, io mi sono chiesto, ma come fanno a dormire i dolicocefali? Con questo cappuccione allungato, quando ci hanno la testa in giù, cosa fanno? Un buco nel letto? Cioè, è una cazzata, ma io mi sono fatto sta domanda. E nell'istante in cui mi faccio la domanda mi devo rispondere. Guarda qua. Questo è un signore normale che dorme su un letto normale. Io cosa ho fatto? Ho preso uno dei crani dolicocefali e ho cercato di far combaciare il foramen magnum, cioè il buco che c'è qui dentro, dove si incastra la spina dorsale, e vedere come funzionava. Vedete, qui c'è il letto, è questo qua. Vedete che qui ci deve essere un buco, perché se no te dormi tutta la notte così. Cioè, la scoliosi ti viene dopo 5 minuti. Guardate, noi abbiamo la risposta sotto gli occhi, non se ne è mai accorto nessuno, me ne ci scappa da ride. Me ci scappa veramente da ride. Sì, perché gli egittologi di questo problema non se ne sono mai occupati. Però la risposta c'è. Questo è il letto di un antico egizio. Allora, il letto dell'antico egizio è più corto del nostro. Guardate che questo qui, questo posto qui, è sui i piedi. Cioè, lui aveva bisogno di puntare i piedi. Perché? Perché dopo la testa la appoggiava qua. Questo è il cuscino degli antichi egizi, dolicocefali. Lo vedi che con questo sistema quel cuscino lì ti permette di appoggiare la cabeça? Ecco perché avevano quel tipo di cuscino lì. Cosa dicono gli egittologi? Ah, questo è un cuscino meraviglioso, moderno, dove gli antichi egizi, prova a dormirci te su quel cazzo di cuscino lì, che dopo 5 minuti vedi la Madonna durante la notte. Cioè, cosa ti fa capire questo? Questo ti fa capire che non ci hanno capito niente. Perché è evidente che è così, è il buon senso. Ma questo ti fa capire anche perché il letto era più corto, perché dovevano puntare i piedi e come potevano dormire. Ma questo ti fa capire anche che ci avevano il cranio allungato, alcuni di loro, perché mica tutti ci avevano quel cuscino lì, di pietra o di legno, era fatto così. Quindi ancora una volta ci ritroviamo a parlare delle stesse cose, cioè la gente non ha capito niente. E qua, ancora una volta, sì, dimmi che lingua scrivi e ti dirò chi sei. Ma i geroglifici da dove vengono? Qual è la lingua più antica? Cosa dicono i lavori scientifici? Cosa dice la gente in generale? Gli studiosi dicono che sono nati prima i geroglifici, poi un certo mille anni dopo circa si è arrivata la scrittura cuneiforme. Quindi geroglifici e scrittura cuneiforme dovrebbero essere le matrici fondamentali di tutte le altre scritture, perché poi è venuto il cinese, l'ebraico e ora poi l'alfabeto come lo chiamiamo noi. Ma andiamo a fondo di questa situazione e apro una parentesi. È proprio vero che l'antico egizio, cioè la scrittura a figurine che noi troviamo in tutte le parti del mondo in cui troviamo piramidi, quindi anche, come dicevo in un'altra conferenza, gli indiani Mi'kmaq del Canada del Sud scrivono a
geroglifici egizi. Chi cazzo gliel'ha insegnati i geroglifici egizi agli indiani Micmac? Cioè, perché non se lo chiede? Chi se lo deve chiedere? Perché me lo devo chiedere io? Questo è strano. Ecco, nel mezzo c'è un'altra cosa, che è il linguaggio proto-sanscrito, o meglio, prima il sanscrito e poi il proto-sanscrito. Non voglio affondare le mani nella marmellata stasera su questa cosa, perché sennò non ci se ne esce. Però il sanscrito è una lingua che è stata, che viene da un'altra parte, che non ha niente a che fare con l'egizio e non ha niente a che fare con il cuneiforme, che invece sono intimamente legati tra di loro. Pensate, perché il sanscrito è una lingua che è stata qualche anno fa identificata come la migliore lingua per fare la programmazione al computer. Ma come? Sì, perché il sanscrito è una lingua incredibile. Il sanscrito è una lingua che, in cui ogni parola è una istruzione. Quindi, albero si può scrivere in tanti modi. Per esempio, albero, un oggetto biologico fatto di legno e foglie. Oppure, una struttura verticale che produce ombra con la sua forma. Oppure, una pianta che produce frutti e legname. Oppure, il luogo dove gli uccelli fanno il nido. Vedete che sono istruzioni. Quindi, nel contesto della frase, tu scrivi albero in un milione di modi possibili, ma chi legge capisce sempre che stai parlando di un albero, perché l'albero viene identificato con quello che fa, non con quello che è. Un linguaggio come il Basic, da computer, è incredibile. Da dove cavolo viene questo linguaggio? Facciamo un passaggio indietro. Questa è una tabella che fa vedere come i linguaggi primitivi sono tutti uguali, cioè scritti. Cioè, si trovano gli stessi identici simboli in tutte le parti del mondo. Questo è qualcosa di incredibile. O ce l'hai scritto nel DNA, te non lo sai, e la prima cosa che fai, essendo un uomo della pietra, è, sia se sei in Guatemala, che sia in Perù, che in Cina, hai dentro di te l'idea di scrivere nello stesso modo. Oppure c'è qualcuno che ti ha fatto vedere i segni da tutte le parti e quei segni sono sempre gli stessi, perché quel qualcuno è sempre lo stesso. Why not? Guardate qui. Il vaso di Fuente Magna, vicino al lago Titicaca, il lago più alto del mondo, c'è un problema. Questo è di terracotta, poverino, questo vaso. Però in questo vaso, come potete vedere, ci sono delle iscrizioni. E come potete vedere, queste iscrizioni sono di due tipi. Uno, sono puri geroglifici egizi. Due, sono pura scrittura cuneiforme. Cosa ci fanno la scrittura cuneiforme vicino al lago Titicaca? Ma la scrittura cuneiforme non è ugualissima alla scrittura cuneiforme della valle del Tigri e dell'Eufrate. È uguale, ma si scrive dall'altra parte. Cioè, mentre la vera scrittura si scrive, come la scrittura araba, da destra verso sinistra, questa va letta da sinistra verso destra. Questa è veramente una cosa incredibile, che nessuno sa perché. Chi ce l'ha portato lì, quella cosa lì? È solo un esempio, perché di questi esempi ce ne sono tanti. Guardate, questa è una cosa abbastanza importante, perché questo tizio, Bernardo Vittor Biados Iacovazzo, il nome sembra proprio quasi come al solito italiano, ex professore all'Università di San Francisco di Assisi della Paz in Bolivia, è uno studioso che ha collegato sostanzialmente, come si vedono in queste tavolette, questi studi sono noti in tutto il mondo, mostra la corrispondenza tra i segni proto-elamiti contenuti in una tavoletta amministrativa di Susa, la città di Susce, qui siamo tra il Tigri e l'Eufrate, e i segni rinvenuti in un monumento in Bolivia, tra i quali il famoso monolito di Pocotia. Uguali. Lui dice, sono la stessa cosa. Quindi, come mai, com'è possibile che questi segni siano gli stessi? Ci dobbiamo dare una regolata. Guardate i fonemi. Somiglianze linguistiche fonemiche tra il Messico e la Sumeria. Per esempio, il Nan è la madre, la grande madre, no?
il Nan è la grande madre anche in Messico. Quindi tutte le frasi più o meno complicate che riguardano questa cosa sono sostanzialmente le stesse. Tu Nan Sin, dall'altra parte è Tu Nan Tzin, oppure in fondo la faccio breve, Malia, vedete? Colei che sostanzialmente è destinata a essere circondata da ghirlande di fiori. Malia, da quest'altra parte nel Messico è Maria, cioè Maria, cioè colei che poi cristianizzata è la Madonna sostanzialmente. Vi ricordo che Osiride viene chiamata Mary, no, tanto perché dice, ma qui c'è la L, qui c'è la R. È certo, ma io vi posso assicurare una cosa, che nell'antico Messico la R non veniva pronunciata e quindi si pronunciava Malia anche in Messico. Vediamo altre ipotesi. India del Sud e il Pacifico, guardate, la scrittura Tamil, è l'India del Sud, va bene? Le isole Salomone, il Giappone, le Filippine, vedete che ci sono delle analogie fonemiche incredibili. C'era quindi una unica cultura, che poi a un certo punto ha dato origine a tutte le altre culture. È così e non c'è niente da fare. Non è un'ipotesi di lavoro, è una certezza. Vedete, per esempio, uscì a un certo punto questo articolo che in Egitto avevano trovato scritture tamil. La scrittura tamil da dove cavolo viene? Sono gli indiani dell'India del Sud. Ma perché in Egitto? Non ha senso. Guardate questi lavori scientifici pubblicati su riviste scientifiche. Le corde con i nodi. In Cina le scritture primarie non c'erano, si prendevano delle corde e si annodavano con dei nodi precisi, un po' come noi facciamo per ricordarci le cose, e ogni struttura di nodo serviva per ricordarsi qualcosa. Questo tipo di struttura è stata trovata in Bolivia, in America del Sud. Nello stesso modo, quindi, si passava attraverso un sistema culturale che era sempre lo stesso. Qui altri autori, in questa sempre rivista scientifica, hanno analizzato le similitudini tra il cinese e il geroglifico egizio. Dice, ma che c'entra? Bene, c'è un sistema per studiare il cinese che è un sistema che è legato alla computer grafica, cioè ci sono degli algoritmi che fanno vedere come le forme dell'antico egizio e le forme del cinese sono sostanzialmente venute fuori dalla stessa matrice. E questa è una cosa veramente strana. Veramente strana, ma fino a un certo punto, perché ora possiamo dare una spiegazione del perché e del per come. La spiegazione poi non l'ho data io, io l'ho trovata in letteratura. Un giorno farò una ricerca sul Covid-19. Guardate, questo è un geroglifico egizio. Qui è nella scrittura cuneiforme la traduzione del geroglifico egizio. Vi rendete conto che è successo qualcosa? La figurina, qualunque essa sia stata, è stata ridipinta con dei segni grafici che sono sempre il cuneo. Quindi, se te vuoi fare una palla, metti tanti cunei uno dietro appresso all'altro in modo da fare un cerchiettino. Allora, la scrittura cuneiforme, che viene 1000 anni dopo dal geroglifico egizio, veniva dal geroglifico egizio. Prima qualcuno ti ha insegnato le figurine, poi ti ha insegnato queste figurine a modificarle in tutte le parti del mondo nello stesso modo. Mica ti ha detto che si devono leggere da destra a sinistra, da sinistra a destra. È per questo che nel vasetto che vi ho fatto vedere prima il cuneiforme è lo stesso, ma sostanzialmente si legge in una direzione opposta. E dopo cosa succede? Ovviamente, come potete vedere, si trovano le scritture cuneiformi in Egitto. Certo, perché è lì che è nata la vera prima scrittura, la figurina.
La figurina viene trasformata in cuneiforme e la scrittura cuneiforme poi viene trasformata in tutte le altre scritture. Guardate, da una parte ci abbiamo il cinese e dall'altra parte ci abbiamo il cuneiforme. E vi rendete subito conto di alcune similitudini allucinanti. Guardate per esempio la lettera, questa qui, D. Guardatela qui. Guardate la lettera E. Guardatela qui. Guardate la lettera V. Questa qui. E guardatela qui. Ora ve la trovo qua. E c'è, sono esempi. Vi rendete conto che il cuneo è stato trasformato dai cinesi in una pennellata? Questo hanno fatto i cinesi, altri hanno trasformato il cuneo in altre cose. Noi abbiamo l'alfabeto arabico che viene fuori da cunei trasformati in lettere dell'alfabeto. Ora comprendiamo, c'è stato qualcuno che ha insegnato all'uomo che non capiva una mazza il linguaggio di figurine, a figurine, come noi facciamo con le scimmie. Poi queste figurine si sono trasformate in un simbolo, ed è proprio quello che fa il bambino piccolo quando entra nelle scuole elementari. Foglia, cioè l'immagine della foglia, e accanto F. Il simbolo viene dopo l'apprendimento dell'immagine, nel mammifero. Chi ci ha insegnato queste cose ha fatto così. Dopodiché, la razza che ci ha insegnato queste cose è scomparsa, non c'è più. E quindi noi, da alcune forme in poi, ognuno con la propria cultura ha preso delle vie diverse. Ma in tutte queste vie si vede esattamente che la natura originale era sempre la stessa. E non è che lo dico io, lo dice per esempio questo signore che ha fatto un articolo, una serie, un libro interessante in cui dice che il cinese deriva dal sumero cuneiforme. Scusate, lo dice e lo dimostra. E fa vedere nelle tabelle che voi trovate nel suo libro come questa cosa sia reale. Qualcuno ha provato a dargli contro, con delle motivazioni però, dice la critica, non lo dico io, inconsistenti. Cioè non è riuscito a dimostrare che questo tizio avesse torto. Teniamolo presente. Quindi chiaramente la storia del linguaggio è questa. Qualcuno ha insegnato questo linguaggio. E chi cavolo è questo qualcuno che ci ha insegnato questo linguaggio? E qui si fa confusione, qui la storia perde i pezzi. Perché? Perché noi non abbiamo nessuna memoria del continente atlantideo, cioè gli Aztlan, ma abbiamo memoria del più vecchio linguaggio, che secondo noi è quello ariano, e non è vero, perché non è il linguaggio ariano quello più vecchio, ma è quello egiziano, che noi ritroviamo in tutte le parti del mondo. Prima egiziano, poi cuneiforme, poi cinese, ma da cuneiforme non solo il cinese, ma tutte le altre cose. E perché il linguaggio ariano? Perché si pensa, qualcuno pensa, che il linguaggio ariano, cioè l'ariano e il proto-ariano, siano i linguaggi più antichi, quelli che noi dicevamo prima, venuti, simili al linguaggio del computer. No? No, attenzione, le cose non stanno così. Qui abbiamo preso una grande cantonata, ma l'abbiamo presa giustamente. Perché? Perché non essendoci più Atlantide, e nessuno che ci viene a raccontare della storia di Atlantide, tutto quello che noi crediamo essere il linguaggio più antico, non può essere quello di Atlantide, perché Atlantide per la storia non esiste. Esiste gli Arian, non gli Aztlan. Ma nessuno ha capito che gli Aztlan e gli Arian, sostanzialmente, erano come i russi e gli americani di oggi. Cioè, sostanzialmente, avevano lo stesso tipo di cultura. Gli Aztlan parlavano una lingua sostanzialmente proto-ariana, che è la stessa lingua degli ariani. Per cui, gli Aztlan non ci sono più, e quando noi andiamo a cercare la natura della lingua, andiamo a cercare nella lingua ariana, perché quelli sappiamo che ci sono. E questo dice la letteratura ariana, che se te ti vai a fare due palle, ti vai a leggere i lavori di storia indiana, come per esempio in questo articolo qui, si vede chiaramente che c'è un problema. Cioè la storia antica del popolo Tamil
è tutta un'altra cosa che non ha niente a che fare con la Valle dell'Indo. La Valle dell'Indo è cultura Aztlan, la cultura Tamil, cioè l'India del centro e del sud, appartiene a un altro continente che è il Kumari Kandam. Pensate, mai sentito nominare? Kumari Kandam è quell'antico continente di cui la letteratura tamil parla e che oggi la gente chiama Lemuria. Tutta un'altra storia, tutto un altro periodo, prima di 40.000 anni fa. Noi non l'abbiamo toccato per niente in questa storia. La letteratura ariana, gli Arihan, Arihan vuol dire i perfetti che vengono dal cielo, pensa te, Arihan, così come Astl-han, Han sempre che viene dal cielo, Astl non ho la più pallida idea di che cosa voglia dire perché non lo sa nessuno. Come vedete, qui si fa chiaramente vedere che tutta questa zona dell'India, questa è una cosa completamente diversa, e dicono i Tamil, che sono molto, come si dice, orgogliosi della loro natura, nascita, che le 9 città della Harappa, Mohenjo-daro e le altre che abbiamo visto prima, sono state conquistate dai Tamil, cioè dai veri Arihan, che hanno portato la cultura, perché prima in quei posti c'erano i cosiddetti Desa o Desiu, coloro che venivano dal buio, coloro che non avevano le regole, coloro che noi chiameremo oggi le creature di Shiva, non le culture di un dio contrapposto, di Vishnu. Vishnu ha le creature che sono i Deva, e Shiva ha le creature che sono gli Asura, che sono sostanzialmente i, come li chiamavano gli altri, i Desiu, i Desa, da non confondere con Deva, i Desa, Dasa scritto con l'umlaut sulla A, coloro che erano le creature del buio, che venivano da un'altra parte, che non avevano dei, pensate. Non vi fate confondere da questo titolo, di questo lavoro scientifico dove c'è scritto questo, Non Human Genetics. Non vuol dire che ci sono gli alieni nel mezzo, vuol dire un'altra cosa, voi vi leggete l'articolo, scoprite che è un'altra cosa. No, ma a volte succede. Ecco, il Kumari Kandam, ecco dove si trova. Perché si chiamava Lemuria? Si chiamava Lemuria perché i lemuri sono animaletti che si trovano qui e in Australia. E non si sa come ci sono arrivati in Australia. Allora qualcuno ha pensato che ci fosse un continente che unisse questi tre posti, ecco perché si chiama Lemuria sostanzialmente. Kumari Kandam è un'altra cosa. Quindi, prima, in un periodo incredibilmente lontano, c'è stato Mu, Lemuria, la Kumari Kandam dei Tamil, da cui deriva il linguaggio Tamil che è il proto-sanscrito, Arihan. Gli altri sono Az, che non si possono vedere con gli Arihan, perché gli uni sono le creature di Vishnu e le altre sono le creature di Shiva. Questo nel linguaggio coerente, questo è quello che succede, per rimettere un po' i pezzi a posto della storia. Vecchi come i dinosauri, e qui gli diamo la mazzata finale alla storia. Si dice sempre, sei vecchio come un dinosauro, perché i dinosauri si sono estinti 65 milioni di anni fa. Questo ci dice la storia, ma sarà vero? Sarà vero. Guarda un po'. Qui siamo nel Paleolitico. Vedi qui, un omino della pietra ha disegnato questo cosino qui, che chiaramente è un dinosauro. Allora, gli uomini hanno vissuto con i dinosauri, perché sennò l'omino come faceva a disegnare il dinosauro? Che pare che sia l'unico caso? Ma va, guarda, qui abbiamo diverse situazioni. Guardate, in questi templi che sono in tutte le parti del mondo, diverse statuette, diverse pietre, diversi per esempio questo,
questo è un triceratopo. Quando questo tempio è stato costruito, i triceratopi non si erano neanche conosciuti, perché il primo scheletro di triceratopo è stato trovato 100 anni dopo. No, ve lo dico così per bellezza. Qui ci sono delle statuette che mostrano chiaramente in America Latina le pietre di Ica. Se qualcuno ha disegnato i sauri è perché l'ha visti, perché sennò è col cavolo che li poteva disegnare. Allora l'uomo, ma quando è nato st'uomo? Guardate, qui c'è una bella impronta di 2,5 milioni di anni fa. Ma come? 2,5 milioni di anni fa? O così? No, è un'impronta troppo bella, quindi è finta. Sì, ti hanno detto così. Allora, bisogna andare in fondo a questa storia. Guardate, apro una parentesi velocissima, perché questo può essere utile da un punto di vista culturale. Cioè, ma esiste il creazionismo o esiste l'evoluzionismo, chiamiamolo così? Cioè, l'uomo si è evoluto dall'uomo della pietra, che dal pesce, e dall'insetto, e poi è venuto fuori l'uomo, oppure Dio ha creato tutto in un colpo solo? Creazionismo o evoluzionismo? Bene, queste due teorie in realtà non hanno ragione di esistere, perché sono una teoria sola. Il creazionismo parla della creazione, l'evoluzionismo parla dell'evoluzione. Quindi in realtà tutte e due si mettono insieme in una teoria molto più moderna, che è la teoria del tre, T-R-E, un po' perché l'ha fatta un italiano, un po' perché è la terza teoria, cioè la teoria della risonanza evolutiva. Che cavolo vuol dire? Vuol dire che tutti e due hanno ragione, cioè tutto è stato creato in un colpo solo. Porca puttana. E allora come mai c'è stata l'evoluzione? L'evoluzione c'è stata nell'istante in cui, e c'è in ogni istante in cui, il sistema dove noi siamo immersi vibra alla stessa frequenza di campo del campo esterno. Pensate cosa vuol dire. Pensate per esempio all'essere umano. L'essere umano ha una sua propria vibrazione, come dice De Broglie. Ogni corpo che si muove, può essere espresso da un seno di omega T più Fi. Bene, quando sei immerso in un campo genetico, in un campo che è l'universo, una scatola. Quando questa scatola, che è un campo quantistico, emette una vibrazione, e questa vibrazione è uguale alla tua vibrazione, tu fai il salto, potresti fare il salto quantico. Facciamo un esempio semplice. Tu c'hai una pallina che è in una buca, e questa pallina sei te. Quindi, quando la pallina è qui nel centro, ha più bassa energia. Qualsiasi sforzo tu faccia per migliorare, voto comunista, no. Voto fascista, no. Ti tocca sempre qui, sta nella Democrazia Cristiana, nel mezzo, no? E te dici, non ho speranze di uscire da qui. Allora, pensa che questa è una scatola. E tu cominci, mentre la pallina vibra, perché tu fai tentativi, oggi voto per Tizio, domani voto per Caio, chissà, prima o poi ma ci azzecco. Ecco, la scatola si muove con la stessa frequenza della tua oscillazione. A un certo punto la pallina esce, salta e scopre che dall'altra parte c'è una buca più bassa. Questo era uno stato metastabile. Tu credevi di non poter uscire così, ma quando il sistema ha vibrato con te, tu hai evoluto e sei andato qui, dove qui veramente c'è l'energia più bassa. Questo è la TRE, la teoria della risonanza evolutiva, che vi invito a guardare, perché è quella vera. Quindi gli uomini e i dinosauri hanno camminato insieme, come si vede qua. Ora, questi studi sono stati fatti poi da chi gli conviene. Cioè, in questo caso, gli scienziati erano scienziati cattolici che volevano dire per forza che gli uomini erano stati creati coi dinosauri. Quindi questo porta l'acqua al nostro mulino, perché noi sostanzialmente vediamo che ci sono tracce di impronte di zampe di gallinacei molto grossi con l'impronte di uomini accanto un pochino più piccole. Subito gli altri a dire no, non è vero, perché sono tutti, anche quegli altri più piccoli erano sauri, solamente che l'impronta gli si è modificata nel tempo ed è dopo nel tempo assomiglia a un essere umano. Ma perché solo l'impronta di sinistra? L'impronta di destra non si è modificata? Non ha avuto gli stessi problemi spazio-temporali, l'acqua, il fiume, che il vento che l'ha portata via? No, solo quello che ti conviene a te.
E allora si guarda, andiamo più a fondo. Se voi guardate, qui c'è una impronta, come vedete, ecco, vedete, dove si vede l'impronta dell'essere umano e l'impronta del Sauro, una sopra l'altra. Cosa direbbe Piero Angela? Piero Angela direbbe, sì, però il Sauro ci ha camminato 65 milioni di anni fa e te ci hai camminato magari l'altro ieri e hai lasciato l'impronta, quindi un'impronta sopra l'altra, perché l'impronta del piede umano è sopra l'impronta di quell'altro signore, del Sauro. A parte il fatto che poi la scienza ufficiale, non so come riconosca qui la pedata di un essere umano, ma gli scienziati sono riusciti a capire che quello era un essere umano, però di 5,7 milioni di anni fa. Non ci dovrebbe essere 5,7 milioni di anni fa l'essere umano, visto che l'essere umano più longevo che ci ricordiamo sono 1,5 milioni d'anni. Quindi c'è qualche cosa che non torna nella storia come ce la raccontano, nonostante che tutte le prove ogni tanto vengano fuori che ci dicono il contrario, che bisogna rivedere le cose. Guarda qua. Vedi che, ora ti faccio vedere più da vicino. Questa impronta è stata analizzata con tutta una serie di spettroscopie allucinanti, quindi da un punto di vista scientifico, vedete, guardate, qui c'è il ditone, il pollicione, e qui ci sono le ditine del piedone, e qui c'è invece la prima ditina, la seconda ditina e la terza ditina del Sauro. Lo vedete chiaramente che c'è qualche cosa che non torna? Ora ve lo faccio vedere meglio. Questa è le ditine del Sauro con la spettroscopia fluorescenza, credo che l'hanno fatta. Guarda qui da vicino. Lo vedi che il Sauro ha camminato sopra la pedata del maschio o della femmina che era, dell'uomo? Al contrario. Mi dispiace per Piero Angela. Dovrà rivedere qualcuno, cioè, ora gli danno la quinta laurea d'onore. Sì, perché lui c'ha 4 lauree d'onore. Cioè io ce n'ho una sola, però quella vera. Ho studiato tanto, lui gliel'hanno regalate. Queste sono situazioni rupestri in cui gli uomini, chiamiamoli pure della pietra, si sono divertiti a fare i disegni dei sauri. Che cosa cavolo vorrà dire secondo voi? Se la sono inventate? Queste cose sono in tutte le parti del mondo, io l'ho presi così tanto per fare un po' di pubblicità. Quindi usiamo il buon senso. Allora, il buon senso ci porta a una conclusione. Siccome per esempio nella porta del sole di Tiahuanaco, ma è un esempio, ci sono tutta una serie di figurine in alto, una di queste figurine rappresenta proprio un triceratopo, che non ci doveva essere in quel periodo lì, perché quelle piramidi lì sono state costruite secondo loro 2500 anni prima di Cristo. 65 milioni di anni di differenza tra la morte del triceratopo e il disegnino del triceratopo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutte le costruzioni di quel periodo, che sono evidentemente, che risalgono tra i 35.000 e i 13.000 anni fa, evidentemente in quel periodo c'erano ancora i sauri e i sauri sono stati disegnati. Questo che cosa vuol dire? Semplice. Vuol dire che siccome le piramidi di Giza sono state costruite 1.000 anni più, 1.000 anni meno, nello stesso periodo in cui sono state costruite le piramidi dell'America Latina, la piramide di Giza non ha 3.600 anni, ma ne ha molti di più. Quindi ne ha, come dice May, almeno 36.000. L'inizio dello Zep Tepi, l'inizio dei tempi. Quando caduto sul nostro pianeta il primo pietrone grosso ed è caduto in diverse parti del globo, devo dire, probabilmente anche in Antartide, dove erano alloggiati gli Aztlan, che sono scappati e sono andati 36.000 anni fa in giro per il mondo a piantare la loro cultura, il loro linguaggio, a insegnare ai peone che incontravano il linguaggio a figurine, che poi è diventato cuneiforme e che poi ha dato origine a tutti i linguaggi che noi conosciamo, tranne il sanscrito, che è un'altra cosa. Questa era la vera storia, secondo me.
E qui bisogna fare poi un pensiero, veramente come la storia ci è stata insegnata, a come prendiamo noi per buono tutto. Solo che se facciamo un attimo un pochino di riflessione, è questo, la riflessione dobbiamo fare, cosa che noi non siamo più abituati a fare perché abbiamo delegato gli altri a riflettere per noi. Noi abbiamo delegato i preti a salvarci l'anima, gli avvocati a salvarci il culo, i commercialisti a salvarci i nostri soldi e così via. E così abbiamo delegato anche una classe di politici inermi a governare per noi. Purtroppo la colpa è nostra, perché noi su quella scheda abbiamo scritto pensaci te, Di Maio, pensaci te. E lui ci ha pensato, ma ce l'ha ficcata in quel posto. Quindi la prossima volta, invece di andare a firmare sulla scheda, fate un'altra cosa, come faccio io che sono 35-40 anni che non voto più. Oppure fate quello che vi pare. Però è un'ipotesi, per migliorare bisogna cambiare. Allora guardate, un esempio è questo. Noi ci troviamo di fronte, questi sono tutti, l'isola di Pasqua, l'abbiamo vista in tutte le salse, è solo una conclusione dimostrativa. Guardate, queste statue sono veramente strane, no? Guardate come sono grosse, vedete gli esseri umani come sono piccoli in confronto a questi esseri qui. Guardate queste statue, sono tutte uguali, tutte uguali. Guardate queste. Ve la faccio vedere meglio questa, eccola, vedete? C'è un piccolo problema, non è sull'isola di Pasqua, è nel Canada del Nord. Cosa ci fa una statua dell'isola di Pasqua nel Canada del Sud, scusate? Che cosa ci fa nella British Columbia? Capite che c'è qualcosa che non torna? Capite che c'è qualcosa che ci hanno raccontato che non è quella vera? Allora è giusto farsi delle domande e noi ce le facciamo. Facciamoci. Che Colombo abbia scoperto l'America, quando ci diranno questo, che Colombo ha scoperto l'America, che gli americani ci hanno liberato dai tedeschi, ci raccontano anche questo, che Bin Laden ha distrutto le Twin Towers, che Pearl Harbor è stato un attacco di sorpresa, gli americani non sapevano nulla, che gli americani sono andati per primi sulla Luna, che il coronavirus è di origine naturale e non americano, che gli USA esportano democrazia nel mondo, tutte le volte che ce lo dicono, che l'uomo discende dalla scimmia e che gli alieni non sono mai venuti su questo pianeta, tutte le volte che ci dicono questo, forse sarebbe meglio pensarci, perché non è vero. Tanto è vero che, come dice l'OMS, dice sarebbe meglio salutarsi con la mano sul cuore piuttosto che con i gomiti. E il signore risponde, ma da questi tempi io preferisco salutare con una mano davanti e l'altra dietro, come la retina dietro. In questo contesto io direi che potremmo fare le conclusioni, cioè c'è qualcosa che sicuramente non avevamo preso in considerazione, e quello che abbiamo preso in considerazione, che dobbiamo prendere in considerazione da questo momento, è: ma perché non facciamo qualche cosa sostanzialmente per cambiare? E questo sta a noi farlo, però che dire, studiare l'Egitto e quello che è successo nell'antico Egitto è stato solamente un pretesto per capire che, come gli antichi uomini della pietra venivano presi per il culo da altre razze che comandavano, che avevano altri sistemi per comandare, così oggi non è che la situazione nostra è così diversa, perché anche noi nello stesso modo più o meno siamo sempre presi per il culo. Grazie. Ovviamente, se ci sono domande, ora o mai più. Sì, ma mettiti dentro e facciamo le domande là. Ora lo spieghiamo.